Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo video YouTube. Mi vedete davanti a una porta perché non farò una preparazione, ma vi porterò a vedere quello che è il nostro laboratorio. Solitamente mi vedete in quel frame dove dietro si vede il blender, l'estrattore e poco altro. Adesso vi faccio vedere tutta la parte operativa del nostro laboratorio. Entriamo. Allora, il laboratorio è diviso in due zone fondamentalmente. C'è una parte dove c'è un banco bar e c'è la parte invece delle preparazioni. Questo dove mi trovo in questo momento è la platea, la parte in cui gli studenti si siedono e possono essere, a seconda del corso che frequentano, direzionati in un lato oppure in un altro. Partiamo qui dall'alto e vediamo che abbiamo messo in esposizione tutta la collezione privata di bicchieri originali tiki di Gianni. Nella parte del cavò abbiamo anche tutti i menù originali, abbiamo anche tanti menù originali di Don the Beachcomber, eccetera, sempre che appartengono a Gianni, che però non teniamo esposti. Li facciamo vedere solo durante i corsi o a chi è curioso di vederli. Insomma, qua tanti tanti bicchieri originali dell'epoca, si vedono anche, vabbè, questi possono essere presi anche adesso, Potted Parrot, Pat O'Brien, Pearl Diver, ci sono delle Martiki con scatola originali, bicchiere del Planter Punch del Mai Tai, Derby Daiquiri, Suffering Basta originali, ci sono tutti i blender, i milkshake mixer del periodo di Costantino Ribalaigua e i primi Warring Blender con cui al Floridita iniziarono a fare i daiquiri frozen anziché andarli a utilizzare con il milkshake mixer. E abbiamo anche uno spremi lime in legno abbastanza datato. Se ci giriamo, vabbè, qui c'è un tavolone che utilizziamo noi quando veniamo a lavorare, che non ci sono corsi, ci mettiamo qui a lavorare, adesso siamo io e Matteo che stiamo lavorando, stiamo preparando un po' di cose, e questa è la parte del banco bar. Questo è un banco bar attrezzato, come se fosse effettivamente un bar reale, quindi c'è il banco bar collegato agli scarichi, acqua, tutta la station, frigoriferi alle spalle, bottigliera. E nella parte retro, nella porta che vedete, si accede invece alla cucina, nella quale abbiamo le due macchine del ghiaccio a cubi e tritato, un congelatore e una cella frigo, oltre che un'affettatrice per quando Fede si vuol fare i panini col prosciutto. E questa è appunto la parte dove, per esempio, teniamo il corso di miscelazione avanzata, il corso tropicale, il corso tiki, quindi proprio i corsi legati alla miscelazione. Quando invece facciamo qualcosa che ha a che fare con le preparazioni homemade, per esempio una volta un made 1, un made 2, o in laboratorio, oppure anche il corso di fermentazione tenuto da Flavio, si utilizza questa parte di qua, che è la parte della preparazione. Vedete, c'è qui, vabbè, questo mega tavolone, sotto la strumentazione, e sopra abbiamo della strumentazione un pochino più piccola, tipo i sifoni, caraffe, twist and sparkle, eccetera, ma tutto il nostro muro di spezie, che sono circa, dovrebbero essere circa 160. Ne abbiamo 160, poi non ricordo se tutte sono esposte oppure no, con cui facciamo tutti i nostri test. Qua è dove io sto di solito quando faccio i video qua su YouTube o i video per l'Area Pro. Se non sai cos'è l'Area Pro, è l'area riservata del mio sito dedicata ai professionisti, ci si siede solo su abbonamento. E attrezzature che ho nella parte di homemade. Vabbè, un bollitore, come un normalissimo bollitore nel quale si può decidere la temperatura. Ah, tra l'altro voglio dire una cosa, questo è stato un laboratorio pensato e strutturato per la formazione, ma è un laboratorio che facilmente potrebbe essere convertito per fare delle produzioni reali. Ora, noi delle produzioni proprio da vendere o da dare nei propri bar. Ora, noi non le facciamo, non abbiamo fatto tutti i piani HACCP o i permessi per poterlo fare, perché rimaniamo un centro di formazione, però quello che vedete potrebbe essere tranquillamente utilizzato per le preparazioni. Quindi, se state cercando uno spunto su come fare un laboratorio per i vostri locali, potete tranquillamente prendere spunto dalle strumentazioni che abbiamo e come le abbiamo organizzate. Quindi, bollitore. Qui abbiamo un blender, io come blender utilizzo ICA Multidrive Control, quello che io chiamo il blender del futuro. Chi è venuto in fiera lo ha visto, è un blender che ha normalissima campana da blender, ma anche una parte, una campana turboebulsore e una campana invece per tritare a freddo spezie e quant'altro, oltre controlli temperatura, quindi lui per esempio ti blenda le cose fermandosi alla temperatura che tu indichi, una figata assoluta. Estrattore, minuterie varie, qui abbiamo rifattometro e bilance,
c'è un po' di casino perché stavamo preparando un po' di cose, travasando un po' di cose. Il vecchio blender che non so dove, più dove andare a infilare, però è un ottimo blender, funziona benissimo. E abbiamo due agitatori magnetici, Twist and Sparkle, l'Ultra Turrax, che è un turboemulsore a colonna. E questo potrebbe essere utilizzato al posto del turboemulsore del multidrive, oppure si potrebbe nel multidrive che fa tutto da blender a turboemulsore. Comunque questo è figo perché gli si possono andare a cambiare le punte e si può omogenizzare in maniera diversa. Disastro assoluto, e pulirò poi dopo. Piastra induzione sporca. Matte, occhio a non. Sapevo che facevo il casino, perché adesso, ragazzi, perché è pomeriggio, io il pomeriggio rovescio le cose. E campana del sottovuoto, strumento che secondo me è stranecessario oggi in qualunque bar, quindi non solo in un laboratorio, ma se avete un bar dovete per forza di cose. E Matte che se la ghigna dietro, che ho rovesciato il caffè, non so come faccia a stare fermo col telefono. Campana del sottovuoto, strumento secondo me assolutamente necessario al bar oggi, non solo in un laboratorio. Un bagno termostatato per fare estrazioni con Rhoner o in sous vide, oppure va benissimo anche un piccolo ricircolatore che usiamo quando dobbiamo fare delle cose un pochino più piccole. Essiccatore, al momento ne abbiamo uno qui in laboratorio perché gli altri due sono nell'altra nostra sede, ma ne abbiamo tre per lavorare a temperature diverse. La scala per arrivare a prendere le spezie, vabbè, lavandino, lavatazzine. E qui invece entriamo in una parte dove è un pochino più tecnologica, per quanto in realtà anche il multidrive e il Turrax lo sono. Questo è il tavolone che è stato fatto a misura, l'ha progettato Fede per gli evaporatori rotanti. Ne abbiamo due, il top di gamma, l'RV10, e uno più piccolo manuale, l'RV3, per tenere i palloni. E sotto qua dentro, adesso non ve lo faccio vedere perché c'è un bordello clamoroso, c'è il chiller, il sistema di raffreddamento, le pompe del vuoto, quindi nascoste sotto. Lì abbiamo la macchina per estrarre il succo di canna da zucchero, quindi quando riusciamo a reperire le canne da zucchero, cosa non facile, c'è questo spremicanna che può essere anche usato manualmente oppure collegato anche a un motore. Quindi se magari aprite un bar in spiaggia e usate tanta canna da zucchero, si può collegare anche con una cinghia o un motore. E un estrattore a vapore che devo ancora imboscare da qualche parte perché lo usiamo veramente poco, abbiamo fatto solo dei test. Vabbè, bombola di anidride carbonica con il condensatore per fare il ghiaccio secco all'istante senza doverlo comprare che vi evapora. E questo, se vi interessa, si può comprare su RG Mania, mentre la bombola deve essere compescante e la si può prendere in un negozio di gas tecnici. A Bologna la prendo proprio da gas tecnici. Sonicatore, quindi sonicatore con la camera isolante per il rumore. La centrifuga, altro strumento eccezionale che permette di andare a chiarificare succhi, ma non solo, ci potete fare il burro, ma anche tutta la produzione di preparazioni homemade, quali liquori e quant'altro, trattandole qua dentro potete tranquillamente andare a pulire i liquori. Io i liquori non li filtro quasi più, vado a rimuoverne le parti solide con la centrifuga. Questa ha un rotore che fa girare 4 provette a 290 ml, quindi fa 1 litro ogni circa 10 minuti. Spinzol, la prima centrifuga che ho avuto, è un bel giochino per un bar, ma rispetto a questa è chiaramente un giocattolo. Non ha né la stessa capacità chiarificante né la stessa capacità produttiva. E un milkshake mixer, quello che usiamo tutti i giorni per i test. Qualche test di prodotti liquori, qualche additivo. E direi che più o meno siamo arrivati ad aver fatto tutto il giro del laboratorio. Alle spalle di Matteo, adesso non ve lo faccio vedere perché c'è un magazzino, che ovviamente c'è un bordello clamoroso, tutto bello nascosto che non si vede, non scherzo, l'abbiamo sistemato di recente, solo che si stanno facendo dei lavori per risistemare un tubo e quindi abbiamo tutto un po' ammassato. Di là in realtà è dove faccio alcune sessioni fotografiche, di foto che vedete sul sito o anche su Instagram. E poi c'è il bagno e l'ufficio dove facciamo l'accoglienza, dove lavoriamo, magari quando siamo più di uno, abbiamo bisogno di fare delle chiamate, delle call, ci dividiamo così. Questo è il laboratorio, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto piacere vedere che cosa abbiamo in laboratorio e come l'abbiamo organizzato. Vedremo se in futuro inserire qualche nuova strumentazione.
per quanto in realtà al momento siamo super forniti, c'è qualche altra piccola cosina che si potrebbe prendere per fare dei test, però rispetto a quello che abbiamo, non, per esempio una vasca ultrasuoni, ma con un sonnicatore la vasca ultrasuoni per esempio serve poco, però vediamo magari se c'è qualche altra cosina che potrebbe in futuro essere interessante. Io vi ringrazio per essere stati con me, non mi sono sporcato col caffè, quindi tutto bene e ci vediamo alla prossima, nel prossimo video. Ciao!